Una cosa che non sapete di me è che oltre a essere un deficiente patentato, sono anche laureato in medicina e chirurgia. E ho anche il foglio che lo dimostra. Non fate caso al fatto che non sia perfettamente centrato e che avevano finito i fogli, no? E quindi l'hanno dovuta fare. Però è vera, eh? Probabilmente mi hanno tolto il cervello e l'hanno venduto al mercato nero. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fexy! Ma scusate, qualcuno ha veramente il coraggio di dire che questa non è una vera laurea? Cioè è palese sia vera. Ed è grazie a questa laurea che oggi ragazzi andremo ad operare. Beh, visto che non mi credete, direi di iniziare subito, così ve lo dimostro. Prevedo il disastro. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua, guardate che bellezza. Ma mi stanno già chiamando, chi è? Non voglio niente. Risponderà la segretaria. Bene, come possiamo vedere, siamo un braccio. E tra l'altro ho già perso l'orologio, cioè ho appena iniziato, ho già distrutto tutto quanto. La scrivania è un disastro. Già sono laureato, non posso essere anche ordinato. Ok, vediamo un po' come ci si muove. Vedo delle difficoltà nelle dita di quest'uomo. Cioè, ma veramente così devo giocare? Ok, devi per forza essere laureato per giocare a questo gioco. È l'unica spiegazione. Non ho abbastanza mani. No, però, aspettate un attimo. Posso fare veramente... È il gioco della vita. In caso non dovesse uscire l'operazione, questo è il gesto da dover fare al paziente, perché sicuramente sarà colpa sua che non ha collaborato. Bene, ma oltre a questo deduco che io debba andare qui per iniziare a fare le operazioni. Ecco, certo, dobbiamo iniziare con il trapianto di cuore. Non riesco neanche a prendere l'evidenziatore. Mi sa che Bob sta per fare una fine veramente orribile. Eccoci qua con Bob. Come stai, amico mio? Tutto bene? Ancora per poco. Vediamo un attimo come poter salvare la vita di Bob. L'orologio mi sa che non deve andare lì. Bob, calmo, io sono laureato e questo foglio lo dimostra. Tranquillo, sei in ottime mani. Quali sono gli strumenti che io dovrò andare a utilizzare? Penso che il martello possa essere utile. Intanto devo riuscire a prenderlo. Ok, è quasi impossibile. Cos'è? Getting over it in una sala operatoria? Devo fare tutto con molta cautela. Allora, afferro martello. Tu in teoria dovresti essere laureato. Hai fatto cose un po' più difficili. Sei già incastrato. Il mignolo, tiralo. Ma... Ok, allora intanto accarezziamo il paziente, tranquillo Bob, è tutto a posto. Nonostante tu sia già tutto squartato, così dovresti sentirti già meglio, con l'affetto. Detto questo, dobbiamo subito far capire al paziente che siamo delle persone veramente maleducate, però molto esperti in materia, per cui deve stare veramente tranquillo, perché c'è una sveglia in sala operatori. Ragazzi, dei collaboratori normali che non mettono le sveglie, che cosa mi serve? Dobbiamo ascoltare Radio Maria? Ah, qua vedo altri strumenti molto interessanti come questa bottiglietta di aranciata. Magari ha sete il nostro paziente, per cui io proverei in qualche modo a dargliela, ecco, magari con un po' di difficoltà ce la si fa. Allora, ecco Bob, c'è anche il bicchiere se vuoi. Al braccio che è appena svenuto, non riesco più a fare nulla. Devi tirare su... Vabbè, ma è possibile. C'è il nuovo cuore di Bob. Madonna santa, te la sei vista già brutta e abbiamo appena incominciato. Perché sei venuto da me, Bob? Ci sono così tanti bravi medici in giro, cioè... Sai che hai firmato la tua condanna a morte, vero? Io vorrei prendere questo trapano e fare un piercing a Bob, però non è per niente facile. Ehi! L'ho preso, eh! No, vabbè, ragazzi, ma... Come si fa? Deve avere 15 mani e 4 cervelli. Io non sono in grado. Calma! Il trapano è imbizzarrito. In caso dovesse accidentalmente bucare la testa di Bob, io me ne lavo le mani, Lo dico subito. Come si spegne sto coso? Allora, niente. Adesso va a finire che mi opero da solo. Riesce ad afferrare qualcosa? Ehi! L'ho preso! Ok, ragazzi. È il momento di... Bob, è tutto a posto? Sta perdendo un po' troppo sangue, però sta dormendo, sembra tutto a posto. Niente, sto facendo una strage. Calmo! Allora, afferra sto coso. Vai!
prendi. Ma cosa stai facendo? Si guarda la mano e la fa così. Allora, amico mio, c'è Bob che sta facendo una brutta fine. Sta perdendo ettolitri di sangue. E tu ti guardi la mano. Che belle unghie che ho oggi. Mi sono messo lo smalto. Allora, vuoi fare il chirurgo? Niente, ho perso il martello e spacciato. Può servirti per caso un cotton fioc? Che magari hai del cerume. Te lo appoggio. Ecco, te ne ho messo più di uno, non si sa mai. Sta perdendo tutto il sangue che c'è nel suo corpo. Però a parte questo, poteva andare sicuramente peggio. Hai voluto fare l'intervento con me, hai speso poco e ora ne paghi le conseguenze. Crepando! Ok, ci sono delle difficoltà. Madonna, gli do anche fastidio. Io lo prendo a schiaffi nel dubbio. Magari si risveglia e si opera da solo. Così almeno mi sento meno in colpa con me stesso. Il problema è che io non riesco proprio ad afferrare le cose. Cosa stai facendo? È uno spettacolo raccapricciante. Ok, cos'è sta puntu... Gliela ficco in faccia. Madonna santa, sono un pericolo pubblico. Si è fermato il sangue. Lo punto sul mento. Non penso che questa cosa sia possibile mai. Che è successo? Ti ho salvato la vita? In realtà già lo stavo uccidendo, per cui non penso si possa dire che gli sto salvando la vita. Non so che cosa sia successo. Quella è una siringa miracolosa. Dentro ci sono i poteri di Harry Potter. L'importante è che sia ancora vivo. Secondo me devo utilizzare questo strumento. È una parola a prenderlo. Ok, è un seghetto incredibile. Va bene. Lo appoggio e fai tu? Mi sa di no. Non è automatico. Devo schiacciare il pulsante. In teoria dovrebbe andare, no? L'unica cosa che resta da fare è darti fastidio. Ti indico, come ti sei permesso a venire qua da me? Non si fa! Tutti quanti lo sanno che con me si fa una fine brutta. Vieni, dai, se hai coraggio. Ma cosa sto facendo? Dovrei operarlo. Io direi di ricominciare perché gli strumenti li ho persi tutti. Non penso di poterlo operare con una penna. Bob, ti sta andando fin troppo bene. Meno male che c'è la possibilità di ricominciare, se no... Quest'ora saresti già morto 7 volte. È impossibile! Per forza che questo è un simulatore! Perché se riesci veramente a fare un'operazione su sto gioco, puoi realmente diventare un medico! Perché quanto è difficile! Il martello solitamente si utilizza in questo modo. Non così! Vabbè, ragazzi, io non sto proprio credendo a quello che sto guardando. Forse è così, però le costole siano... Esatto! Quello che volevamo fare, in qualche modo, siamo riusciti a farlo. Il sangue... è proprio uscito, come direbbe Aldo, a gaganella. Allora, io vedo il cuore, ma posso afferrarlo senza dare fastidio ai polmoni? O è tipo una cosa impossibile? E a quanto pare devo strapparti anche i polmoni. Vediamo un po'. Madonna santa, stai respirando, non si sa neanche per quale grazia divina ancora. Eppure io sono laureato, non capisco perché sto avendo tutte queste difficoltà. Dobbiamo usare le maniere forti, ho capito. Allora, facciamo dei tagli molto precisi. Questa poi tra l'altro è la posizione ideale quando si vuole operare. Si tiene così lo strumento, si sa ragazzi. Questo è tipo il primo esame per diventare un chirurgo professionista. Ti insegnano a maneggiare queste armi, perché in sala operatoria vedere tutto questo non lo so, eh. Allora Bob, però devi collaborare. Lo so che tu stai dormendo e probabilmente sei in realtà già morto. Lo vedi che sono in difficoltà, no? Dammi una mano. Afferralo e portalo via, perché al momento non ci serve. Ragazzi, è la cosa più difficile della mia vita, ve lo giuro. Mi sento un vero chirurgo, ve lo dico, eh. Ti volevo fare un omaggio, eccolo qua. Un vero chirurgo lo sa che questa è la procedura: prendere i polmoni del paziente e appoggiarglieli sulla faccia. Adesso con questa siringa io ti salverò, come ho fatto prima. Madonna, funziona veramente! Ho sparato a caso! E la siringa verde, la soluzione. Il verde si sa che è un colore che... Vabbè, ho fatto a caso. Detto questo, io vedo il cuore, sta battendo tantissimo. Bob, ci siamo, eh? Ti sto per salvare! Adesso con calma... Non fare movimenti bruschi. Afferra il cuore che non funziona più, perché poi tutto il resto si vede che è sano. Il polmone già è andato, quindi se dovessimo riuscire a salvarlo, non so come potrebbe mai vivere. Mi sa che devo andare a tagliare tutto. Già non abbiamo fatto abbastanza danni. Il polmone non c'è più. Devo usare il bisturi, ragazzi. C'è questa cosa... è fantascienza per me. Come dovrei fare? Prendilo.
Madonna, l'ho preso veramente. Non so cosa sta succedendo nella mia vita. Madonna. Bob, stai diventando un puzzle. Ti sto smontando come un Lego. E questa è la cosa che dovevo fare? Il cuore però sta battendo ancora. Ma veramente sono riuscito a tagliare. No! Sta perdendo troppo sangue. Non salutare. Ma come si fa? Certo che con una mano così, tutta monca, ha studiato troppo, non si ricorda più come si fa a utilizzare la mano. Madonna, lo sto salvando veramente di nuovo. Bob, ti sta andando troppo bene, sappilo, eh. Prendi il bisto. Ma come fai ad avere questi problemi? Ne devo afferrare un altro. E va bene. Tanto uno vale l'altro, no? E che me ne frega, beh. Tanto già è morto. Ho perso pure questo. Vabbè, raga. Ma è uno spettacolo raccapricciante. Bob ha più oggetti dentro al suo corpo che organi ormai. Non è normale questa situazione. Adesso inizia a perdere di nuovo sangue. Ma che cavolo. Sì, tagliagli anche la faccia. Tra l'altro, come lo stai tenendo? Perdonami. Ce l'hai conficcato nel dito. Ti rendi conto che questa cosa non è normale? Gli ho bucato anche l'altro polmone. Ho perso di nuovo il bisto. Però non batte più. Madonna, prendi la siringa immediatamente. Bloccagli di nuovo la morte. Non ho parole per descrivere tutto quello che ho appena visto. L'ho tolto. Ma se lo prendo ho vinto? Glielo ficco dentro, eh. Detto così è veramente brutto. Però dovrebbe essere tutto a posto, voglio dire. Ci sono soltanto 8 bistoli al tuo interno. Il cuore c'è. È sano. Manca poco. Perché ho fallito? Alla fine pensavo fosse tutto a posto. Oggi purtroppo una piccola vita si è spenta. Bob si è fidato di me e io l'ho deluso. Purtroppo non sono riuscito a farlo tornare in vita. Il suo cuore non ce l'ha fatta. Eppure io non ho sbagliato nulla. Ci devono essere state delle complicanze. Il corpo che ha avuto un rigetto verso il cuore. Chi lo sa? Bene ragazzi, io direi di concludere qua. Vi ho dimostrato che sono un chirurgo provetto. Ci sono state delle complicazioni all'inizio, ma nuova sala operatoria. Dovevo ambientarmi poi, però è andata bene. Ah no, giusto, l'ho ucciso. Detto questo, prima di concludere, direi di andare a salutare Joyak Marino, Il Persono, X Black Dark e Ciro Fabozzi. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi Joyak Marino, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook, e quindi se vi va seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.